Samuel Collardy, regista del film francese Come un leone, la storia di un giovane adolescente di origini senegalesi che al suo arrivo in Europa vede i suoi sogni infrangersi. Può spiegarci il senso metaforico del titolo del suo film? En fait, il y a le lion est présent dans beaucoup de. Il leone si trova in tantissimi momenti del film e rappresenta sia il simbolo della squadra del Senegal, che ha appunto come simbolo un leone, e sia nella squadra in cui poi Mitri finirà in Francia, che ha come simbolo appunto il leone. Quindi questi, diciamo, sono i motivi principali per cui il leone ovviamente non poteva mancare nel titolo, ma anche perché c'è un'espressione, dice, non so se in italiano c'è un'espressione corrispondente, che è quella di battersi come un leone, se battre comme un lion, che significa poi andare fino in fondo, cioè cercare di realizzare ad ogni costo i propri sogni, che è poi ciò che Mitri farà, cioè proverà tutte le porte, proverà, diciamo, in ogni modo a realizzare il suo sogno. Quindi ecco il motivo per cui c'è il leone nel riferimento, diciamo, nel titolo. Quanto il giovane pubblico europeo ha bisogno di ascoltare storie di questo genere? En fait, questa storia può essere letta a due livelli, cioè sia per quel che riguarda proprio un fatto sociale in sé, sia un messaggio universale. È vero che quella a cui assistiamo oggi è una specie di tratta moderna, diciamo. Il calcio è stato in qualche modo è diventato una merce di scambio, un prodotto da commerciare, e specialmente questi giovani africani che oggi vengono appunto presi, acquistati. Prima lo erano i sudamericani, oggi lo sono gli africani. Vengono presi, vengono fatti, diciamo, viaggiare fino in Francia, però poi una volta arrivati là alcuni vanno bene, altri non vanno bene, e quelli che non vanno bene rimangono lì abbandonati a se stessi nelle strade delle città come Barcellona, Berlino, Roma. Cioè, quindi io credo che sia importante raccontare appunto questa nuova tratta, io la chiamo così, una nuova tratta. Mentre per quel che riguarda, diciamo, questa storia, io penso che sia importante raccontare storie di questo tipo, che in fondo ci raccontano come sia importante andare fino alla fine pur di realizzare i propri sogni. E credo che sia una storia, un messaggio di speranza che oggigiorno forse sia in Europa, ma non solo in Europa, sia importante sentire. Per cui sì, credo che, insomma, sia un aspetto molto importante, per un messaggio di speranza per tutta la, diciamo, gli esseri umani. Dans la vie et dans l'espèce humaine, voilà.